Ed ora la nostra pagina dello spettacolo. Una serata evento e soprattutto di solidarietà si è svolta infatti ieri a Villa Ricca. È stata organizzata dall'Associazione Partenope, guidata da Rossanna Lanna, insieme a Giacomo Pirozzi di Radio Siani e del coordinamento di Libera. Vi hanno aderito anche il progetto Napoli Nord e Cittadinanza Attiva. Ospiti d'eccezione gli attori Lino Barbieri ed Enzo Costanza. Il servizio. Organizzata dall'Associazione Partenope, associazione culturale, prende vita nella città di Villa Ricca l'iniziativa Ridiamoci Su, un momento di aggregazione, di solidarietà e soprattutto di cultura. Ospiti d'eccezione Lino Barbieri ed Enzo Costanza che abbiamo incontrato. Incredibile, con 20 euro al mese puoi parlare con chi vuoi e quanto vuoi. Solo che se ti capita un amico depresso che ti fa una chiamata con tutto incluso sei rovinato, ti tieni in ostaggio per ore al telefono. Pronto, Lino, cosa ti devo dire di più? Niente, Raffaele. Mi hai raccontato tutta la tua vita. Mettono di ostaggio per ore. Allora, siamo qui a Villa Ricca per questa bellissima serata dove si promuove la cultura. Di solito si promuovono i telefonini, gli smartphone, gli iPhone, no? Che per fare una telefonata ci vuole una laurea. Ai nostri figli io consiglierei invece di promuovere un po' di cultura, quindi cerchiamo di aggregarci sempre di più in questi spazi belli dove si divulga il monologo d'attualità, se vuoi parlare di politica, di lavoro, di precariato, anche di crisi, perché no? E basta quei cellulari, e basta che computer, ragazzi, e su, parliamone su. E che comunque per quanto riguarda la campagna acquisti compreremo dei giocatori che ci faranno vincere il campionato in quanto giocatori sacri. Abbiamo già De Santis, prenderemo anche Santa Croce, come pallone useremo un Super Santos e alla fine, come dicono a Napoli, Camaron ci accompagna. E l'applauso pure per il presidente, facciamo un applauso. Perché Renato Zero è forte, no? La canzone, il triangolo. Lui c'ha una camminata tutta particolare, lo conoscete tutti qua. Quando cammina io mi trasformo in lui, perché Renato ci sei? Grazie, buonasera a tutti. Un applauso! Presidente, oggi niente calcio, niente cinema, anche lei qui a Villa Ricca per partecipare a questa iniziativa in nome della cultura. Ma certamente, anche perché lo dice stesso il nome del posto, Villa Ricca, ecco, magari posso trovare anche qualche sovvenzione per il mio calcio Napoli, che come lei sa benissimo, devo cercare di trovare introiti, anche perché se no l'anno prossimo come famo a fare sto campionato? Capite? Abbiamo deciso di creare questo evento soprattutto per dare spazio ai giovani e meno giovani, offrire loro delle opportunità di emersione per quanto riguarda abilità e capacità che molto spesso sono difficili da, diciamo così, difficilmente vengono fuori. Partenope ha un obiettivo, quello di collaborare con altri enti e associazioni con lo scopo di promuovere gli spazi aggregativi ai fini della socializzazione. Nello spirito della cittadinanza attiva ci stiamo rendendo protagonisti sul territorio e invitiamo tutti i cittadini di Napoli, della provincia di Napoli, a utilizzare gli spazi pubblici come abbiamo fatto qui in questa villa comunale, nel giardino del Palazzo Baronale di Villa Ricca, proprio per promuovere iniziative che, come dire, mettono insieme le persone. La cultura è una delle cose più essenziali per quanto riguarda proprio questo territorio così difficile che si affligge da tanti fenomeni negativi. Noi come imprenditori vogliamo dare, e come società civile, vogliamo dare la nostra risposta, è quella là di aiutare questo territorio, e anche perché ci sono poche risorse per quanto riguarda i comuni, io dico a nord di Napoli, ma un po' tutti i comuni, quindi noi siamo a disposizione di vari spettacoli oppure iniziative sportive, culturali.